Ciao a tutti, bentornati in un nuovo video. Oggi un video davvero super super speciale, diverso dal solito, e vi spiego subito il perché lo faccio. Allora, qualche giorno fa mi ha contattato una ragazza che si chiama Miriana, una ragazza dolcissima che non conoscevo, lei mi seguiva, ma io non la conoscevo oggi, non ci avevo mai parlato prima, e mi chiede se mi poteva mandare un regalino. Ovviamente io cerco sempre di non accettare, non tanto perché non voglio accettare i vostri regali, ovviamente ci mancherebbe, ma semplicemente non ho fatto niente per me. Voi dovete sempre, spesso mi mandate dei regali anche nei vari negozi dalla quale acquisto, ma io non ho fatto assolutamente niente per meritarmi di avere questi vostri regali, il vostro tempo, per farvi spendere soldi tra l'altro. Quindi davvero io non so assolutamente cosa dire, infatti anche in questo video credo che molte cose non saprò neanche come commentarle, perché mi sento imbarazzata, diciamo così, nel non sapere come potermi sdebitare, ecco, da tutto questo che voi fate per me. Però ho deciso quindi di non aprire, cioè ho aperto solo il pacco ma non ho visto ancora niente dentro, e di registrare il video per ringraziare, diciamo, più in live, no, più che live, diciamo più dal vivo a voce, la dolcissima Miriana che mi ha mandato questo pacco. E siccome in passato molte di voi mi hanno mandato tanti regali e li ho sempre tenuti per me, pubblicando ovviamente la foto sui miei social, però li ho sempre tenuti per me, d'ora in poi tutte le persone che mi manderanno qualunque cosa, ma anche solo una lettera, cercherò sempre di farla vedere in video, e se sarà una cosa piccolina magari in altri video, se saranno una cosa, non lo so, che ci vuole un pochino più di tempo, farò un video proprio a parte come in questo caso. Allora, io vi faccio vedere il mega pacchettone che mi è appena arrivato con il corriere. Te lo chiudo un attimo in modo che non si legga il mio indirizzo, e ne è quello della ragazza ovviamente. È un mega mega pacchettone, non so come farvelo vedere, vedete c'è la mia mano, è molto molto grande, e appunto l'ho appena aperto giusto per poter iniziare pure il video. Allora, quindi la prima cosa che ho visto è, perdonatemi, mi giuro, ma sono troppo emozionata, troppo, non lo so, non riesco a capire, davvero per me è un regalo troppo troppo grande avere vicino delle persone come voi. E Miriana, grazie, grazie di cuore, veramente ancora non ho visto niente, ma quello che hai fatto per me, il tempo che hai perso per me, i soldi che hai speso per me, sono qualcosa che ripaga fortemente ogni ora di lavoro, ogni mio giorno di lavoro passato sulla scrivania, ti giuro, non lo so, scusami, non so come spiegarmi, ma davvero sono troppo troppo emozionata. Comunque, appunto, mi ha mandato una letterina che io in realtà volevo sapere se potevo leggere con voi. Io in realtà vorrei leggerla con voi, perché sì, è vero, le letterine vanno lette magari in privato, però facciamo così, io la leggo, se dovessi vedere che magari è un po' più privata, taglierò questa parte, mentre se la state vedendo tutta, non preoccupatevi, vorrei dire che avrò soltanto deciso di condividerla con voi. Allora, visto che c'è attaccato il suo bigliettino da visita, io ne approfitto per farvelo vedere. C'è scritto: Angolo Creativo Shop, oggetti fatti a mano, Sandalo Miriana, questo è il suo nome. Creazioni di oggetti in fimo, portachiavi, bijou, idee, regalo, anche su commissione, Santa Vittoria d'Alba. E se volete commissionarvi qualcosa, vedete qui ci sono i suoi dati. E c'è anche il suo negozio, quindi potete anche andarlo a trovare lì. E ora leggiamo subito la sua letterina, anzi io la leggo. Ve la sposto un pochino fin qui perché altrimenti non riesco a leggere. Cara Nina, grazie per avermi fornito il tuo indirizzo, prego. Ti ho mandato questo piccolo pensiero, piccolo, un pacco enorme, io nel frattempo commento, per ringraziarti. I tuoi tutorial mi hanno molto aiutato a migliorare e ogni tuo video è per me una grande compagnia. Sei bravissima, ammiro il tuo talento, ammiro molto il tuo talento, grazie, perché la tua voce è così dolce e carina, mi rilassa dopo lunghe giornate di lavoro, anche se non ci conosciamo. Oddio, grazie, grazie. Poi, un attimo che giravo il foglio. Ti voglio... ho spostato tutto, perdonatemi. Ti voglio un mondo di bene. Ti ho lasciato il mio biglietto con il mio numero, nel caso ti facesse piacere tenerti in contatto con me. Lo farò sicuramente, anzi ora mi salvo anche il numero su WhatsApp, così ti ringrazierò anche lì, invece di scriverti su Facebook. Grazie ancora, spero che questo piccolo pensiero a te dedicato ti piaccia. Un grosso bacio, a presto, Miri. Grazie, Miri, davvero non so cosa dire. Grazie, grazie, grazie. Appoggio la letterina qui. E ora inizia ad uscire tutto. Allora, vedo già una cosa che tipo io non ho mai toccato. Se detto così sembra anche un po' equivoco, ma io non ho mai toccato nella realtà. Ed è uno squishy di quelli che immagino l'abbia fatto lei con quelle, come si dice, quei composti tipo Feel Soft, forse si chiamano queste del genere. Poi tu correggimi ovviamente, Miriam. No, oddio, oddio.
Cos'è una cosa antistress, ma è bellissimo. Poi a forma di cuoricino, di questo bellissimo azzurro brillantinato. No, ma... bellissimo. Questo tipo me lo tengo qua vicino al computer, così quando sono nei miei momenti di stress inizio a fare... non lo so, inizierò a squisciarlo sempre. Guardate quanto è bello, e poi è morbidissimo. Bellissimo, troppo bello, complimenti. Complimenti, mi piace un sacco. E ne ho visto che ce n'è un altro più piccolino, rosa, del mio colore preferito. Oh, com'è morbido questo. Oh mio Dio. Guardate, è anche un po' slow rising. Ma fantastico. È bellissimo. Oh mio Dio, è troppo bello. Ho sempre voluto squisciare questi squishy fatti a mano. Bellissimo, bellissimo. Ok, perderò tipo tutto il tempo del video a fare così, però va bene. Poi vediamo cos'altro mi esce. Allora, c'è questa qui. Vediamo se riesco a capire cos'è. Sembra fatta in cera. Poi correggimi, ti ho detto correggimi se sbaglio, perché io non ne sono molto ferrata su tutto. Comunque è un fiore, un hibiscus bellissimo. E sembra fatto in cera. Poi anche il pacchettino bellissimo, ma anche questo l'hai fatto tu, bellissimo. Cavolo, sono dei bellissimi pensieri regalo in effetti queste cose, bellissime anche questo. Tra l'altro l'hibiscus, appunto, a me piace un sacco l'hibiscus. Poi c'è un tubetto di metallic turquoise, quindi turchese metallico, una di turchese metallica, bellissimo anche questo. Bello, questo non vedo l'ora di utilizzarlo, così vediamo cosa ne... riuscirò a fare. Poi c'è, allora scusatemi se non riuscite a vedere tutto, però sposto un po' le cose perché sono davvero tante. Poi c'è questa scatolina, che tra l'altro è come le scatoline che utilizzo io. Apriamola, vediamo cosa c'è dentro. Oh mio Dio, bellissima. È una collana, vero? Sì. Guardate quanto è bella. Bellissima. Anche i ciondoli che vanno sotto pendenti, bellissima. Mi piace un sacco, c'è una piccola fettina, che carina. Bellissimo, questa mi piace, la utilizzerò sicuramente. Mi piace un sacco, bellissima, complimenti. Oddio, non so che dire, è troppo bella. E non so più dove mettere le cose. Cercherò di farmi spazio, però non so dove mettere le cose. Allora, qui c'era una bustina con scritto creazioni in resina per i tuoi lavori. Oh mio Dio, soltanto che la bustina credo forse si sia aperta, quindi ora devo andare a ritrovare. Cos'era quello? Ah, ecco, l'ho trovato. Credo sia questa bustina qui. E inizia già a sbrilluccicare. Oh mio Dio, cioè mi ha mandato un casino di cose. Oh mio Dio. Cioè sembra uno swap, poi con tutti i bigliettini sembra uno swap, che io guardavo i video degli swap, mi ricordo quando iniziai a fare le cose in Fimo, quindi anni fa, i primi swap che faceva Erika Kawaii con Valentino Orlacchio, mi ricordo ancora i nomi, oh mio Dio. Vediamo tutto ciò che mi ha mandato. Allora, c'è un pan di stelle che... giudicare dalla mia voglia di cose dolci potrei anche addentare ora. Poi, oh mio Dio, che carino. Oh mio Dio, guardate questo, è un gufetto. No, ti giuro, tu mi hai appena fatto venire in mente di fare su questo gufetto qualche creazione a tema Harry Potter. Oh mio Dio, bellissimo. Ce n'è anche un altro di un altro colore. Troppo bello. E questa, cacchio quanto è bella questa. Poi c'è questa rosa bianca brillantinata. Guardate quanto è bella, è dettagliatissima. Mi piace un sacco, questa è bellissima. Sei bravissima anche a fare le cose in resina. Cioè tipo io sì, ok le faccio, ma non è che sia tanto brava quanto te. Poi ci sono altre roselline più piccoline. Un biscottino piccolissimo, carinissimo. Questo è bellissimo, su qualche bambolina sarà bellissimo. Poi, oh mio Dio, ho l'unicorno, io questo lo volevo tantissimo, non l'ho mai comprato. Oh mio Dio, è troppo bello, di questo ci farò anche lo stamp. Quest'ala, bellissima anche questa, io ne ho un paio, però sono fatte diverse proprio. Questa è molto bella, mi piace un sacco. Altre roselline. Poi qui c'è una coppetta di gelato. Interessante, mi sta venendo una fame di cose dolci che neanche puoi immaginare. Un cupcake, oh che carino questo, troppo bello. Un'altra di quelle a luce, questa volta sul blu con tutte queste pagliuzze dentro. Guardate che inizio ad appoggiare un po'. Oh mio Dio, che bella questa, sono ali di farfalla queste, sì.
Anni di farfalla, bellissima anche questo, tra l'altro colore azzeccatissimo per me perché a me i colori pastello piacciono un sacco. Un'altra rosellina. Un'altra aluccia, sempre come questa, e questa credo che sia, sì, è l'altro lato, quindi abbiamo anche la coppia. No, ti giuro, non so cosa dire. Un fiocchetto, ecco, questo mi sembra anche più bello di quello che ho perché è un po' più grande, bellissimo. Non so cosa dire, sono un sacco di cose, sono tante, il pacco ancora non è neanche iniziato. No, vabbè, vi giuro, io non lo so, guardate queste rose, no. Ok, voglio tipo mettermi a creare subito e non posso. Tra l'altro devo finire questo video velocemente perché devo scappare, aiuto. Quest'altro paio che sembra diverso da questo. No, forse sono uguali, ma è bellissima anche questa. Questa anche con delle bamboline su. No, va bene. Io non so veramente più cosa dire. Mira, davvero, non so cosa dire. Un'altra rosellina. Questa, quanto è bella questa, guardate, sbrilluccicosissima. Oh mio Dio, che bello, questo è come un anello, cioè me la metterei anche io, fantastico, no? Bellissima, bellissima. Poi c'è, ah sì, l'altra ala di questo qui, quindi erano le coppie anche quelle. Oh, che carina, c'è la N di Nina in rosa. No, Miriam, sei un angelo, oddio, Dio, che bella. Questa ci devo, ci metto il gancino e mi faccio la collana con questa e me la porto sempre con me. Oppure il portachiavi, è il portachiavi perché io ho sempre le chiavi che le perdo in tasca. Mi faccio un bel portachiavi. Grazie, troppo. No, la N di Nina rosa sbrilluccicosa sembra essere fatta proprio apposta, cioè. E questo fiocco, anche questo strabello, guardate, mo io amo follemente questo sbrilluccichio. Poi creazioni perfette, neanche una bolla, non so neanche come fai. E quindi questo era il primo sacchetto. Ora vado a prendere un altro pacchetto, vediamo che c'è scritto, il primo che mi capita sotto mano. Qui c'è un'altra bustina, c'è scritto creazioni in resina già montate. Ok, andiamo a vedere anche questo. Sì, io non volevo distruggere niente perché volevo conservarmi tutto, ma per vivermi. Allora, creazioni in resina già montate, quindi qualcosa che io posso già utilizzare. Magari me ne metto proprio tipo subito. Oh mio Dio, guardatelo! C'è un Winnie the Pooh pucciosino a fan strap. Io ho l'iPhone che non ha il buco per il fan strap, ma anche questo mi sa che me lo attacco a portachiavi. Tipo oggi avrò il telefono e le chiavi pesantissime. Bellissimo, oh mio Dio. Poi vediamo un po'. Un orsacchiotto, oh bellissimo, come si chiamano queste? Sulle graffette, questo lo metto nel mio album da disegno, ce lo metto proprio lì, anche se tipo è una pagina che non mi interessa avere sempre a portata di mano, ce lo metto lì così mi sbuca da fuori al libro. Poi, oh mio Dio, cosa è? Guarda, sempre da appendere alle mie chiavi, vi ho detto oggi avrò tipo un milione di portachiavi. Guardate questa creazione in resina, gigantesca, con questa foto di questa fatina con le ali di farfalla, di, con le, va bene, basta, ciao Nina, me ne sono andata di cervello, con le ali di foglie. Poi c'è questa spilla, oh mio Dio, un cupcake, buono, che fame, a forma di cupcake appunto. E aspettate che c'è ancora un'altra cosa, e poi c'è questo, che è semplicemente un braccialetto, non so se si è staccato qualcosa da qui, non mi sembra. Forse ce l'ha attaccato questo? Fammi sapere poi. Comunque c'è un bracciale con questa catenina, tra l'altro bellissima, e le perline argento. Questo lo utilizzerò sicuramente forse anche subito. E l'altra bustina è finita. Poi vediamo, pesco un'altra bustona. E qui c'è scritto materiale, sì, materiale creativo per le tue meraviglie. Aspetto di vedere come lo userai. Grazie, madonna, vi giuro. Basta, io non è meglio che non parlo più perché mi sento sempre più sprofondare sottoterra. Mi sento una cacchina, si può dire? Mi sento una cacchina perché, cioè, ricevere tutti questi regali così, no, io non lo so, non lo so, non so veramente cosa dire. E da questa mega busta ne è uscito questo mega pacchettino di perle, tutte coloratissime. Oddio, oddio, io non so veramente cosa, no, basta, io non parlo perché non lo... Oh mamma, quante sono belle queste! Sono tutte perline? O sono anche pietre? Credo sia un mix. No, sono tutte perline. Oh mio Dio, sono troppo belle. Oh mio Dio. Quest'altro mega pacchettone pieno di perle un po' più grandi. Vi scoccerebbe, insomma. Qui c'è quest'altra bustina di fiori lucide e foglioline.
Poi ci sono queste che sono, come si chiamano, le filigrane, sono due. Mamma mia, quanto sono belle queste. Guardate che belle queste mezze perle, sono quelle adesive, immagino, sì. Guardate quanto sono belle. Oh mio Dio, sono bellissime, mi sembrano anche molto iridescenti. Poi, ah, ci sono due conchiglie delle mie preferite, quelle che uso sempre. Bellissima questa forma, mi piace. Bellissima. E ce ne sono due, una più piccola e una più grande. Poi, oh che carina, c'è una mini bottigliettina di quelle in vetro. Poi ci sono vari charm. Ops, me ne è volato uno, no, mi è volato sulla poltrona. Ci sono questi ad acchiappa sogni, le farfalline. Poi c'è questa chiave, bellissima questa chiave. Molto molto utilizzabile anche in questo tempo, in questo periodo di creazioni. Questa chiave mi piace un bel po'. Poi qui c'è un'altra chiave più grande con una base tipo cameo qui. Bellissima anche questa. Altre di queste farfalline filigrana. Poi ci sono degli ingranaggi in bronzo. Questa conchiglia bellissima, dimensione poi perfetta, anche se vista per così sembra il corno di un unicorno, ma fantastico, sono solo io che vedo queste cose probabilmente, cioè non mi fate troppi problemi. Poi una base in metallo argento del mio cameo preferito, e credo che anche lei l'abbia capito perché me l'ha mandato. E poi, aspettate che tiro fuori le altre cose, un'altra farfallina, ingranaggi, questo charm. E una mini mini chiave, che carina questa con il fiorellino, sembra un fiorellino, magari me lo sto immaginando io, però molto molto carina, piccolina tra l'altro. Se sentite abbaiare, ormai lo sapete, è il mio cane che decide sempre di abbaiare. Oh mio Dio, ho appena tirato fuori questa mega creazione in resina, forse era questa che c'era tipo nella busta con i pallini. Guardate quanto è bella, questa è una delle fatine amiche di Trilli, vero? Non troppo bella, guardate quanto è sbrilluccicosa. Qui c'è la bustina che però è sotterrata dalla creazione, quindi vediamo se riesco ad aprirla per vedere di cosa parla questa bustina. Tra l'altro, ragazze, devo scappare perché fra poco devo uscire, non mi sono ancora fatta la doccia, devo scapparissimo, faccio velocissimo, quindi Miriam perdonami se mi senti un po' più veloce, ma sappi che sto amando tutto, ma devo andare velocissimo, ma ti giuro amo tutto quello che mi hai mandato, tutto, tu sei una pazza. Gessetto profumato realizzato da me, spero ti piaccia. Gessetto profumato. Vieni qui, omino padinzenzero. Voglio odorarti. Ok. Oh mio Dio, si sente profumo da qui. Aspettate che lo annuso per bene. Oh madonna, profuma tanto, profuma tantissimo. Oh mio Dio, posso sniffarlo per sempre? Mi drogo? Ok. È troppo troppo buono, non so come tu abbia fatto dargli un profumo, cioè ok. Poi qui c'è un altro materiale creativo, come se non bastasse tutto quello che già mi hai mandato, cioè rendiamoci conto. Oh mio Dio, questi sono oro, bellissimi. No vabbè, io non ti giuro, non so cosa dire, basta. Guardate questi, oh mio Dio. Oh no, ok. Poi ci sono questi a forma di fionellino, sempre oro e olografici. Mamma mia. Poi c'è un pacchetto di questi sul rosso. Questo che invece sembra sul celeste, però non so questo com'è. Forse questo è in polvere, sarà sempre in polvere, non so. Li aprirò poi tutti con calma, non vi preoccupate. E poi c'è una boccettina di microsfere oro. Ecco tre stampi per la resina, spero ti siano utili. Quello lì l'ho realizzato io apposta per te. Oh mio Dio, cioè non me ne ero accorta, ma sono anche stanca. No, ok. Mira, ti giuro, non... Oddio, no, non so cosa dire. No, veramente, non mi aspettavo tutto questo. Ti giuro, non me lo aspettavo. E davvero, non so cosa dire, ragazze, veramente, non so cosa dire. Grazie, grazie Miriana, grazie. Poi ti ho chiamato Miriam forse prima, sono abituata a dire Miriam perché ho tante amiche che si chiamano Miriam, ma Miriana, devo ricordarmi Miriana. Grazie, no, ti giuro, veramente. Allora, c'è una barrettina di cioccolato. Questo qui è quello che hai creato tu e credo che sia
quello che hai creato tu per me, perché sai che amo Sailor Moon, bellissimo. E poi c'è questo qui che, oh mio Dio, quanto è bello. Quanto è bello questo. No, io vi giuro, non lo so, non mi aspettavo tutte queste cose. E c'è l'ultima bustina, l'ultima ma non per importanza, e c'è scritto: una delle mie creazioni Fimo tutta per te. Ok, questa non vedo l'ora di vederla. Allora, qui è intanto tutto il casino che ho creato nello spacchettare le milioni di cose che mi ha mandato Mian. Cioè, ovviamente, guardate la sua creazione. Oh mio Dio, è bellissima. Davvero bellissima, mi piace un sacco. E io ora scappo perché, come vi ho detto prima, sono in ritardissimo. E noi ci vediamo al prossimo video. Un bacione a te, Emiliana, e un bacione a tutte voi. Ciao!